Amici della lotta, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Magda Musashi Wired. Siamo all'assalto alla fortezza di Martello degli Dei e siamo nel vivo dell'azione. Continuiamo subito le battaglie che ci porteranno, si spera, a sventare la minaccia dei Draktor. E ok, siamo con il Fire Loader, il Brahms Soldier e lo Zero Number 6 e non vedo come possiamo vincere, dato che il livello richiesto è molto più alto. Beh, molto, insomma, è più alto, no, non di troppo, però sono un po' preoccupato ora. La presentazione è piuttosto cazzuta, ma vediamo come si svolgerà il tutto. Gli zombie sono impazziti, eh? Già. Non abbassate la guardia, se ci avviciniamo troppo saremo noi a essere presi di mira. Quindi stanno ancora combattendo tra di loro. Un motivo in più per distruggerli prima. Sono d'accordo con te. E qualcuno ci salvi dalla testa calda dei giovani. Eh già, quello è il problema. La testa calda dei giovani. Oddio. È un po' questo che combina. Oi oi oi. Allora, sono più forte con l'attacco a distanza che non con quello ravvicinato. Ho paurissima. Le torrette distruggiamole subito. Ma via tu. Oi oi. Dove punti? Ma perché c'è quello lì vicino e punti quello lontano? Cioè, è un problema questo, eh. Devo risolverlo più presto. Tra l'altro, non ho mai veramente provato il Fire Loader e tutte le sue bellissime caratteristiche, quindi direi di non perdere troppo tempo e di provarlo subito. Questo che fa? Oh! Boia, un po' troppo, eh. Oh! Ah, ho capito! Ho capito tutto, ho capito. Bene. Scappa, scappa da lì, che questo fa danno. Allora, l'attacco a distanza è fortissimo. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? L'attacco a distanza è fantastico. Chi è? Distrutto, mamma mia. Ah, non ho niente. Oh, sì, che volevi fare tu, amico mio? Bravissimi ragazzi, danno grande supporto agli alleati, mi piace. Questo si stanna quando lo colpisci molto bene e poi ti prende a pugni. Ah, fa la difesa, fa? Bravo, eh. Poi se ti rompo la difesa che succede? Che non ti prendo, bene, andato. Ottimo, dov'è l'ultimo? Ma non è quello per nemico. Le torrette non sono nemici. Beh, un po' me l'aspettavo, eh. Allora, il prossimo obiettivo è di qua. Vedo strada. Ah, già siamo arrivati al punto cruciale. Mi piace. Vediamo che ci attende. Parte una volta schiera di nemici. È proprio lui, bello a Gidez! Ma fatti sotto, amico! Bene, bene, dobbiamo fargli danno subitissimo a questo, questo è pericoloso. Magari mi carico gli altri attacchi prima, eh. Eccolo, va. Meglio. Che però se non lo prendo è inutile, certo, eh. C'è anche da tenere questo in conto. Bene. Ottimo, ottimo.
Bene, rompiamogli lo scudo e andiamo. Seconda fase? Ritirarci? Sicuro? Ma tutti quanti si ritirano, ma che succede? Ricevuto. Ma anche gli altri... Vabbè, a parte le viverne che mi sa che non possiamo sconfiggere per problemi di storia, ma... Anche questo si ritira? Cioè, ragazzi... Torretta a caso, vai. Anche le altre. E via. Possiamo solo attenerci a piano, eh già. Ottimo. Abbiamo tempesta e tumulto, l'impulso e l'interferenza funziona ancora. Penetra la linea difensiva e passa alla fase successiva. Let's go, Skibroski. Oh, loro due, bene, bene, mi piace. Molto bene. Però solo due, basteranno? Sono un po' preoccupato, siamo pochini. Oh, eccolo qui, primo che va giù. Guarda questo, dove arriva dall'alto? Ehi! Fa chi spara più forte? Eh? Vuoi fare a chi spara più forte? Non ti ho sentito! Oh, arrivo! Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Ah, finiti? Mamma mia, ragazzi. Scocciatori. Inutili. No, aspetta, devo puntare proprio quello preciso, un attimino che... Dà molto fastidio quello, non posso puntarlo. Eccolo. Un po' più vicino però magari, cioè nel senso, non mi dispiace che non te lo faccia puntare subito, però sai, Dove lo vai a fare? Dove lo vai a fare, Jun? Eccolo qua, andato. Leva la difesa. Dove sta quell'altro? Mannaggia questo, guarda, Dove vai? Che ti vai a nascondere? Che fai? Mamma mia, ragazzi. Ma tu guarda un po'. Quello devo distruggerlo perché mi dà fastidio vederlo lì. Oh, allora, tu! Ancora non se ne va questo? Scusami, Eccolo qua, doppia. Perfetto. Ah, aspetta che mo arrivo, ci sta pure per te, Guarda qua che ti faccio. Ti è piaciuta? A me sì tantissimo. Vai, prossimo obiettivo, dov'è? Sempre dall'altra parte. Ma perché ci fanno venire qua, scusami? E poi dall'altra parte. O sono... non mi rendo conto io. Wow, si chiama Satana. Stupendo. Sì, ma scusami, io... Allora, le torrette già mi danno fastidio, molto fastidio intendo, Un attimo che ti tengo... Sì, arrivo, tranquillo. Oh, allora, meno torrette significa meno rompimento di scatoline? Non lo so, significa quello? Non lo so. Oh, allora, amico mio! Ho tutto per te! Ti è piaciuta? No? Ti è piaciuta? Manca a me, guarda un po'. Mi calcoli, per favore? Non dico per forza, però un minimo non mi dispiacerebbe.
No, Rage, attenzione. Ah, è Zaskardine. Sì, Zaxxar, stavo per dire. Questo è il tuo capolinea. Però lui mi... dovrei farlo senza emozioni, lui, perché mi sa che è proprio... è apatico, lui. È un robot, quasi. Reiji! Non mi arrenderò così. Oh no, si è risvegliato. Devo controllare lui, allora. Oh, è sorpreso. Allora non è apatico, lui. Bravo! Non voglio perdere, devo proteggere. Cosa stai scherzando? Eh già. Ah, perché si era fermato? Guarda come ci giochiamo. Ci giochiamo a palla. Bene. Ah ok, niente, mi ero ripreso, ma per sbaglio ho fatto lo scatto in avanti. È andato. Zaskardine, ti ordino di rientrare. Yugra, cosa c'è? Yugra? Ma è Void, che significa Yugra? È venuto il momento di divertirmi da solo e non ho bisogno che tu ti intrometta. Affermativo. Ragazzi, qui un check ci sarebbe stato comunque da parte di qualcuno, eh. Ma per tutta quanta la storia. Perché ritirarsi proprio ora? Gli altri dicono che l'hanno fatto anche i loro avversari. È davvero bizzarro, non trovi? Pensi che stiano tramando qualcosa? Forse, ma non possiamo far altro che avanzare. Questa è la nostra occasione per invadere il martello degli dèi. Praticamente è Uforobo che va a salvare il mondo un'altra volta. Bellissimo così. Una volta distrutto quell'ammasso di rottami, potremmo dire che la missione è riuscita, giusto? Quindi lo attiriamo qui e lo facciamo fuori in un colpo solo, giusto? Yamato, non osare uscire dal copione. Sì, sì. Diamo inizio alla fase finale. Avvio della sequenza Muramasa! Tutte le unità hanno ricevuto l'ordine di rientrare. Eccellente. Il vero divertimento inizia ora. Godengor, attiva la postura da gigante! Godetevi il vostro tuffo negli abissi della disperazione! Si va in scena! Trasferimento dei dati di formazione al 100%! Creazione dell'immagine di Muramasa con l'espansione di massa completata. Immontante impulsi d'antimateria in piena carica. È ora di chiudere questa faccenda. Muramasa, spaccali in due! Ma cosa diavolo? Ma è uno scherzo, vero? Quello non è nemmeno più un robot. Quell'affare è oltre ogni limite. Maledizione, il tempo è scaduto, Muramasa è svanita. Ora gli andrò dritto in faccia.
ditemi che sto sognando. Non posso usarla proprio? Ah, ok. No, dove lo fai? Dove lo fai? Dove lo fai? Qua, qua. Ma quanto grosso! Ma non ha senso, scusami. Ah, ok, gli facciamo danno allora, perché... Ma quanto male mi ha fatto lui, oh! Accidenti! Cioè, ragazzi, io non gli sto facendo niente con gli attacchi normali. Devo probabilmente andare con questi qui, questi speciali. Dov'è? Dov'è? Dov'è andato? Ma perché proprio ora? Ma perché ora sta in volo? Oh, ma ti alzi? Ah, eccolo. Mamma mia, vabbè, niente. Diventare uno scudo perché la spada non funziona? Ok. Scudo difensivo totale Muramasa. Ah. Vediamo un po' che succede. Quindi gli fa danno perpetuo. Mi piace come ragiona, sì. Molto meglio così. Allora però è finito già. Sono sotto tiro, sì, ma non... Non so come spostarmi. Ok, eccomi qua, mi sono ritrovato. Ok, livello forza 2, vai. Boh, ragazzi, io picchio, non ci capisco niente, ma picchio. Ma non gli faccio niente? Scusami. Dov'è? Perché non gli faccio niente? Ma me lo pu... Oh, non me lo pu... Ah, ecco, errore, ok. Ho capito. Io picchio, ma non cala niente lì. O si è buggato la barra, oppure sta scendendo e non me ne accorgo. Perché la mia età è così pesante? Il nemico ha creato un campo che ci rende meno mobili. Quindi dovrete fare ancora più attenzione a evitare qualsiasi danno letale. Sì, ma come? Se riuscissimo a fargli male. Ah, ecco, ora gli facciamo male di nuovo. Ce n'è voluto di tempo. Dov'è? Amico, però, fammi... che cavolo, non si vede niente. Non lo so. Cavolo, ragazzi, però, manco a far così. Vai. Picchia, picchia.
Beh, questo è un bel guaio, vero? Il fuoco di sbarramento del nemico è implacabile. Perfino le unità Megaton non potranno resistere ancora a lungo. Maledizione. Margaret, ragazza mia, qual è la nostra prossima mossa? Non abbiamo altra scelta. Ordinate a tutte le squadriglie rogue di ripiegare immediatamente. Sì, signora. Ok. Attenzione a tutti i piloti di ordine di rientrare, sì, non credo. Dannazione, eravamo così vicini, ma non è vero, Yamato. Accidenti, ora che si fa? Sa che questa è la fine. Aprirò una via di fuga! A me miglia! La squadriglia di Bush darà una mano! Sembra che dovremmo accettare questa sconfitta. Andiamocene di qui. Ricevuto, andiamoci dentro! Ma dobbiamo andare via. Alt! Non arrendetevi! Il vento sta per cambiare, è troppo presto per ritirarci. Sei cieco per caso? Non hai visto che sta succedendo? Fidati del tuo insegnante, andrà tutto bene. Ti sto dicendo di non ritirarti ancora. Hai una bella faccia tosta per essere un'IA di navigazione. Non arrenderti! Mai arrendersi! Ah, questo è ridicolo. Sei davvero solo un sistema di navigazione? Non mollare la presa! Non preoccuparti, sono qui con te. Finirà per cadere! Non arrenderti, so che puoi farcela, Momoka! Figlia di tuo padre, andrà tutto bene! Non è possibile, non puoi davvero essere... Soldati, ritirata! Vivremo per combattere un altro giorno! Aspetta! Gli facciamo danno perché, sai, ci sono quei momenti in cui non puoi fare danno. Ah, sì, va bene. Solo un altro po'. Momoka, che cosa ti prende? Succederà sicuramente qualcosa, lo so. Me l'ha detto il distruttore Wolf. Chi ti ha detto cosa? Ragazzi, mi sta devastando. Vai, così. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Ci vorrà un po' ora per riprenderci. Sì, non devo fare il diffusore blaster. Lo terrò a mente per la prossima volta, se ci sarà una prossima volta. Vista la faccenda che è molto brutta qui. La ripariamo. Ok. Ancora non è carico? Sembrava di sì. Che bellina l'astronave. Oddio. Una nave Terra non dovrebbe essere in grado di volare all'interno del nostro campo gravitazionale. Com'è possibile? Perché quella è una corazzata Xidol, non è Terran. Cosa hai appena detto? Io sono Arshem Laia dell'Ordine dei Cavalieri Bianchi. Ascoltatemi, generali e soldati. Mi presento a tutti voi come colei che spera di riunire i popoli della Terra e di Xidol. Quindi aiutiamo Lixia in nome della nostra causa comune, perché la nave Terran ha con sé la chiave per la pace! Brava Hashem, digliene quattro.
Arshem, hai davvero intenzione di percorrere questo cammino? Quindi ti hanno nominato cavaliere protettore della principessa. Cosa? Non è stato abbandonare la tua famiglia tutto per un incarico da servo? Incarico da servo? No, per niente. Ci sono ancora molte cose che non capisci. Io ho ben chiaro il motivo per cui lo faccio. Cosa vuoi dire? Xido si trasformerà quando la principessa Arshem diventerà regina. E io la proteggerò fino ad allora. Comandante della Godengor, chiedo immediato cessate il fuoco e la rimozione della barriera elettromagnetica! Che tu sia maledetta, Arshemlaia, razza di mocciosa insolente! Non posso crederci, Arshem è davvero qui! Compagni cavalieri bianchi, sopprimete l'unità senza pilota! Affermativo, abbiamo i nostri ordini, gente! Iniziamo da quelli che stanno prendendo di mira i Terran. Non è possibile, quello è davvero... Momoka, grazie per aver creduto in me. Sono orgoglioso di te per aver tenuto duro. Papà, sei davvero tu? Perdonami, Momoka. Ti prometto che faremo una bella e lunga chiacchierata più tardi. Ok, ci conto. Se posso permettermi... Il sistema di navigazione Wolf è arrivato senza preavviso, senza essere annunciato e si è rivelato essere padre di Momoka, ma un minimo di... tipo, ehi, l'abbiamo installato oppure l'ho messo io Momoka, niente. È comparso dal nulla un giorno, infatti mi stavo chiedendo ma chi è, perché? Però non ci ho dato tanto peso perché alla fine dico, vabbè, c'è anche sugli altri rogue... il navigatore, dico, va bene, amen. Però cavolo, ora si spiega tutto. Tornando a noi, attivate gli interruttori remoti d'autodistruzione su tutti quegli inutili Sheda, massacrateli tutti. Ci ho provato, signore, ma senza alcun esito. La regina sta proteggendo quella nave. Sciocca donna, date fondo a ogni risorsa della Godengor e rispondete al fuoco. Come topi che scappano dalla nave che affonda. Sembra che abbiano respinto la richiesta di cessate il fuoco. Così sia. Date inizio a un assalto totale contro la Godengor. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Niente male come rimonta. Mi sa che però ci sto per rimettere le penne. Mi sarebbe che abbiamo la situazione in pugno. La fortuna aiutò davvero agli audaci dopo tutto. Non è ancora il momento di montarsi a testa, state allerta! Bene! Jun Super Peperina dei posti davanti a cosa? Yamato, occupati tu del pesce grosso, ne pensiamo ai racchè! Grazie capitano, non ti deluderò! Indovina che è tornato, brutto scemo! Ora ti faccio vedere io chi è Yamato Ichidaiji! Uno che sta per rimetterci le penne. No, l'avevo attivato. Ehi, ma con un attacco.
Ah, dannati parassiti! E anche tutti voi siete completamente inutili! Il mio piano perfetto, rovinato! Non potevano semplicemente arrendersi e morire, eh? Sarebbe stato troppo facile. Comunque non scherza quanto ha potenza di fuoco, e si muove in modo stupidamente veloce per la sua stazza. Bla bla bla. Preparate il gigacannone. Puntiamo al nocciolo centrale di fusione. Sparare a un bersaglio mobile, eh? Non sarà facile, ma niente che non si possa gestire. Giusta osservazione. Allora immobilizziamolo. Eseguire il piano tattico di emergenza D. Anche se non l'abbiamo mai testato prima, neppure i piloti sono stati addestrati. Sì, procediamo ugualmente. Ricevuto! Yamato, Ryugo, useremo la funzione Kabuki! Aspettate, davvero? Funziona ancora? Tramite la doppia funzione Kabuki smembreremo le gambe di martello degli dèi. La nostra doppia funzione Kabuki? Allora noi ci concentreremo sulla preparazione del gigacannone! Ricevuto! Gigacannone in carica! Trapano Uragano Magnum! Bundam Vulcanico! Avvio della carica con un ritardo di 4 secondi! Espansione della composizione avviata tramite l'espansore di massa! Primo lancio! Trapano Uragano Magnum! Ci avviciniamo al picco! Invio dei dati di composizione! Ora tocca a Bundam Vulcanico con un ritardo di 4 secondi! Incredibile! Una carica tripla senza precedenti. Non temete, possiamo farcela. 10 secondi rimasti alla carica completa del Trapano Uragano Magnum. Ryugo, tieniti pronto! Ricevuto! Trapano Uragano Magnum! Ora è il mio turno. Bundam Vulcanico! Beh, 9 minuti e 10, un bel nuovo record, sì, direi. Vabbè, anche perché è la prima volta che la fai. No, aspetta, cos'è il primo completamento qui? Un foglio di trasferimento da attaccare... Ah sì, il trasferello, certo. Da decalcomania. Va bene. Ok, ci sta. アシムの目的はテラーシュとの和平か。できるはずもないが、私は何を恐れているのだ。 Operazione completata. A tutte le squadriglie rientrare alla base. Comandante, trasmissione in arrivo dalla corazzata Tractor che ci ha mandato i rinforzi. Accettatela. Ricevuto. Popolo di Ixia, il mio nome è Arcem Laia. Sono un aliena, appartengo alla razza che voi chiamate Tractor. Quella è... Così Arcem insiste a sfidarmi fino all'ultimo. Al momento si trova in uno dei rifugi dei Terran. Come dobbiamo procedere? La riporterò indietro io stesso. Mio signore, sconsiglio vivamente di farlo. Mi hai frainteso? Non intendo usare la forza. No, la convincerò dell'errore che ha commesso. Le aprirò il cuore con ogni mezzo necessario.
anche se capisco questi sentimenti, non sono sicuro che sia la decisione giusta per un imperatore, mio signore. Che importanza ha? Dopotutto sono un imperatore solo di nome. Ma una volta conquistato il cuore di Arshem diventerò un vero re. Un vero re? Lo sa cosa implica quel ruolo, vero? Certamente. Capisco. Organizzerò il nostro trasporto. Una nuova Xidol che non si piegherà mai a nessuno. È questo che desidero. E nessun sacrificio è troppo grande. Griffas. Non è da lei comportarsi così. Sarsant! È sicuro che sia la scelta giusta? Pensa che la sua amata Lady Arshem desideri lo stesso? Silenzio, Sarsant! Sotto il suo comando, come guiderebbe Xidol? Mi dica chi salverebbe. Silenzio, ho detto! Basta con le tue sciocchezze! Veloa, d'ora in poi obbedirai ai miei ordini, non a quelli dell'imperatore. Griffas, per te Xidol è così importante che aspira a diventarne il re, eh? Il comandante della corazzata bianca sta salendo sull'Ixia? Proprio così. Io e il comandante Margaret siamo al comando. Allora ci uniamo anche noi! No, voi dovete rimanere tutti in attesa fino al termine dei nostri colloqui. Sul serio? Yamato, capisco come ti senti. Ma meglio aspettare. E poi troppi di noi rischierebbero di provocarli. Esatto. Se siete proprio così impazienti, allora aspettateci a occhio terrestre. Sei sicuro che dovremmo salire su una nave Terran? Coesistere. Credo che il primo passo per coesistere sia avere fiducia negli altri. Noi siamo gli eroi che sono arrivati appena in tempo. Come minimo si dimostreranno ospitali, no? Se provano a inventarsi una scusa per litigare, ci penserò a farli smettere. Regina Crusade, forse avrebbe dovuto accompagnarli anche lei. Dovunque vada porto solo disastri, perciò è meglio che io rimanga qui. Allora spero che la principessa Arshem riesca a cavarsela da sola. È molto più capace di me. Non avrà difficoltà a entrare nelle grazie delle terre. Benvenuti sull'Ixia. Io sono la comandante Margaret Bracken. Arshem Laia dell'Ordine dei Cavalieri Bianchi. Come ho detto prima nel corso della trasmissione, il nostro desiderio è quello di porre fine alla guerra tra i nostri popoli. Siamo decisi a dedicarci completamente all'unificazione dei nostri due mondi. È per questo che avete salvato l'Ixia, allora? Se i Terran hanno il potere di combattere là nel luogo dove l'Ixia è diretta, allora desidero ottenere questo potere per incoraggiare una possibile negoziazione con i Draktor. Una possibile negoziazione? Ti aspetti che i Terran perdonino così facilmente la vostra gente? No. Capisco che questo è probabilmente impossibile, ma sono fermamente convinta che non abbia senso continuare a ucciderci a vicenda. Come espiazione per i crimini commessi da Xidol, ci impegniamo a riportare la Terra al suo stato originario. Inoltre vi imploriamo di permetterci di vivere qui insieme a voi. E pensi davvero che sia possibile? Sì, ho fiducia sia nei Terran che negli Xidol. Capisco. Allora per ora voglio fidarmi di te, perché ci hai salvato. A riprova del nostro nuovo legame, vi do il benvenuto a bordo dell'Ixia. Accidenti, è stato assolutamente spaventoso. Aspetta, davvero eri nervosa? Sì, proprio così, il mio cuore batteva tanto forte che pensavo di svenire. Quindi quell'atteggiamento solenne era solo una recita? Sei realmente in gamba? A quanto pare l'incontro è finito. Magari riuscirò a incrociare Arshem se vado ora. Yamato!
Ne è passato di tempo, eh? Sì. Oh, puoi andare avanti senza di me, grazie. D'accordo. Papà, mi hai mentito. Non sei mai tornato a prendermi. Mi dispiace, Momoka. Non potevo sopportare il pensiero che ti preoccupassi per me quando vivevi qui. Se avessi saputo che ero vivo, temevo che avresti voluto lasciare il rifugio. E anche se non l'avessi fatto, ho pensato che ti saresti sentita in colpa per essere qui da sola. Non volevo che tu fossi infelice. Ma tu sei mio padre e mi hai mentito. Come hai potuto essere così crudele? Momoka, perdonami! Arshem, sei stata fantastica, mi hai sbalordito. Io volevo solo fare tutto il possibile. Non è passato molto tempo da quando pensavo soltanto ad uccidere ogni singolo Draktor, ma poi ho incontrato te. Più ti conoscevo, più cambiavo. Ho imparato che anche i Draktor hanno un lato umano. È stato così anche per me, Yamato. Dopo che ti ho incontrato, ho scoperto che Terran non erano solo dei selvaggi come diceva mia madre. Ed è per questo che ho deciso di porre fine a questa guerra. Ma non sarà facile capirsi per i popoli di due pianeti diversi. Onestamente, c'è ancora una parte di me che non vuole che i soldati di Draktor entrino nel nostro rifugio. Eppure sono qui solo perché condividono la mia idea di voler fermare i combattimenti. Solo che non è facile perdonare, la mia testa lo capisce, ma il cuore mi dice tutt'altro. Non credo che l'odio scomparirà in un attimo, ma sono assolutamente convinta che riusciremo a superarlo. Mi sono appena ricordato di una cosa, Arshem. Voglio che lo prenda tu. Oh, questo è tipo un dispositivo di comunicazione. Stai imparando la nostra lingua grazie a qualche assurda tecnologia aliena, giusto? Sì, Yamato, con questo potrà contattarti anche quando siamo lontani? Sì, esatto. C'è dell'altro. Vuoi venire con me? Voglio mostrarti una cosa. Questa bambina. Nelle sue vene scorre sia sangue Terran che Xidol. In un'unica persona. È sorprendente! Arshem. Lei è la nostra speranza. Sì, è così. Creerò per te un mondo pieno di risate e di gioia. Oh, wow. Saya che aveva ragione su di lei. La chiave per salvare il mondo, l'angelo della speranza. Margaret. Arshem, vorrei parlare con te. Cos'è questo posto? Si chiamano terme. Ah, l'episodio alle terme facciamo? Dovresti spogliarti anche. Detta così suona un po' strana. Ok. Eh sì, c'è l'episodio alle terme. Hai detto di voler unire i nostri due mondi. Dici sul serio? Non capisco. Ma sì, certo che sì. Farò tutto il necessario per riuscirci. Buono sapersi. Allora, lascia che ti dica questo. I vertici della Terra saranno contrari all'idea della pace, perciò il vostro sarà un cammino difficile. Sono pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà. Voglio porre fine allo spargimento di sangue a qualunque costo. Non posso sopportare di vedere ripetere gli stessi errori. Ah, convincere quei vecchi testardi sarà una vera impresa, ma ti sosterrò. Margaret, grazie. Grazie per la tua fiducia. Non ringraziarmi ancora. Non sono nemmeno sicura che mi ascolteranno con l'età che ho. Questo può essere un problema, vero? Ma credo di avere una soluzione. Davvero? Togomon Festa, vuoi dire un festival? Esatto,
Un festival sarebbe l'occasione perfetta per creare un legame più stretto con i nostri nuovi alleati alieni. Ti sei già scordato di aver accolto gli alieni senza permesso? E ora vieni a proporci questa assurdità? Un festival con i Dractor, il nemico! Sei chiaramente impazzita! A prescindere da con chi sei imparentata, questo è un comportamento inaccettabile per un ufficiale. Ancora per quanto? Ancora per quanto dobbiamo continuare a ucciderci l'un l'altro? Finalmente ci è stata concessa l'opportunità di far incontrare i popoli di due mondi. Ma a quanto pare voi preferite che sterminiamo l'umanità, fino a che non sarà rimasto in vita nessuno. Ho un'ultima cosa da dire a tutti voi, un annuncio di vitale importanza. Per l'autorità conferitami in qualità di presidente delle Giubbe Blu e generale di questo rifugio, io, Margaret Brecknen, dichiaro sciolta l'Assemblea delle Giubbe Blu. Calmatevi, non vi sto liquidando tutti. Una nuova organizzazione prenderà il posto delle Giubbe Blu. Spiegati meglio. Terran, vi prego di ascoltare ciò che ho da dire. Mi chiamo Arshem Laia, sono la figlia della regina dei Draktor che ha distrutto questo pianeta. Che cosa? Noi Xido abbiamo massacrato molte persone. Un peccato imperdonabile, irrimediabile. Se ci resta ancora un modo per espiare, allora che sia attraverso la nostra scienza e la nostra tecnologia, permetteteci di aiutarvi a riportare la Terra al suo stato originario. Dopo tutta la morte e la distruzione, pensate che basti ricostruire per guadagnarvi il nostro perdono? Quanto potete essere egoisti? Sono d'accordo. L'unico modo in cui potete espiare i vostri peccati è permettendoci di rovinarvi a nostra volta. La vendetta non farebbe altro che condannare la Terra allo stesso interminabile circolo vizioso. La vostra sfrontatezza non conosce limiti. Chi ha perso la propria famiglia e la propria casa, capisco che potrebbe non essere in grado di perdonarci. Hanno tutto il diritto di farlo, tutto il diritto di tramandare i racconti sulla nostra crudeltà, ma voglio ugualmente aprire un cammino verso un futuro migliore insieme ai Terran. Quindi, per favore, vi imploro, dateci il vostro sostegno per il bene dei Terran e dei cittadini di Xidol. Considerando che l'umanità è appesa a un filo, posso capire la necessità di unire le forze, ma le parole da sole non bastano a risolvere nulla. Come possono popoli nati su due pianeti diversi unire gli sforzi quando c'è un odio così profondamente radicato? È impossibile per noi capirci gli uni con gli altri, assolutamente impossibile! Vedete questa bambina? Guardatela bene. È nata da una Draktor e da un Terran. Che cosa? È straordinario. Pensi davvero che possiamo crederci? Lei è mia figlia. Mia e della comandante Minami. Che cosa? Il dottor Ryder può confermare che sto dicendo la verità. È assurdo! I nostri due mondi possono in effetti unirsi, ma solo se collaboriamo tutti. Uniremo i cittadini della Terra e di Xidol, è la nostra più grande aspirazione. Per perseguire il nostro obiettivo, dichiaro la nascita dell'Alleanza dei Due Mondi, guidata da Arshem Laia.